Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su FIFA 18. 118! Allora, iniziamo subito novembre. Sabato 3 novembre giochiamo in casa contro Luton Town. Come ho quasi sempre fatto, forse sempre fatto, in casa si simula. Fra l'altro, in regola Luton non dovrebbe essere quella grande squadra a livello qualitativo, perché è venuta con noi su dalla Football League 2, quindi in teoria, a meno che non abbia fatto un mercato strastellare, strabuono, ma non credo. In teoria la squadra dovrebbe essere rimasta più o meno sugli stessi livelli. Andiamo un po'. Buono, Gomez 1-0, 2-0 Edwards o Edwards. Buono, iniziamo con un buon punto 2-0. Olè, 3 punti freschi freschi. Prima di iniziare la prossima partita, due cose. Allora, abbiamo venduto Wisman, era arrivata un'offerta qualche giorno fa nel gioco. Avevo venduto per 200.000, valeva 220, ho detto bella, accetto uguale. E niente, tanto non giocava, aveva una certa età, ho preferito venderlo. Tra l'altro, quindi Wisman andrà via insieme a McCurt e O'Grady a inizio mercato, quello invernale, quello di gennaio. E poi, cosa buona, è tornato Doucouré. Si era fatto male nel precedente video per 6 settimane, se non erro. Quindi, buono, via, difesa, siamo tornati a modino. Allora, ecco la partita, giochiamo fuori casa, quindi in trasferta contro i Bristol Rovers. Allora, vediamo un po' come si sono messi a livello di qualità. Sì, ok, allora la maglia io metto questa perché sennò c'era un po' di differenza, cioè c'è un po' di differenza. Allora, beh, Doucouré c'era 8, però addirittura è arrivato 6, che sapete il classico messo a giro, no? Come conversazione privata fra giocatore e allenatore, e ha detto che è in grado di giocare, quindi mi fido di lui. Fra l'altro c'ha, è quasi al 100% quasi della condizione B, quindi tra virgolette lo rischio, speriamo bene. E poi, come ho sempre fatto, perché lo dissi, quando si simula gioco Q, quando giochiamo gioco a Silla, momentaneamente si fa così. Se poi Silla sale dell'altro, magari sorpassa Q, ma le cose possono cambiare. E niente, visto Wisman qui, no, dov'è Velasco? Dov'è? Ah, nazionale, insieme al portiere, insieme a Guaiar. Ok, via, iniziamo. Attenzione, no, che culo. Primo tiro così, cioè la sblocca così, ma che culo. Chi l'ha presa? Difensore nostro, quindi tra virgolette tuo gol, o l'attaccante di loro? No, chi è? Itte, dai però, che culo. Vabbè, via, alla fine sono passati solo 9 minuti, quindi è sempre lunga e le cose possono cambiare. Tira! Tira lì! Eccolo lì! Che gol! Anche questo, mamma mia! Un gol più brutto dell'altro, comunque alla fine chi se ne frega, 1-1, Brereton. Ale, dopo po' si è riequilibrato il tutto. Vai Gomez, buttala dentro! Gomez! Al 3°, risultato ribaltato, 2-1 per noi, e andiamo! Attenzione! Ma è fuori gioco? È fuori gioco, meno male. Attenzione! Posavec si supera, vi. Bella parata, non era per niente semplice. Infatti, si stava subendo, alla fine bisogna proprio subire gol. Ma non avevo dubbi. No! Non ci credo, 3-2. Maledetta miseria, hanno addirittura ribaltato tutto. Oi oi. Era finita, era fischia alla fine, di sicuro. 90esimi da un po', infatti. No, mi girano i coglioni, mi girano, perché. No, è vero, alla fine loro si sono svegliati così. È che hanno fatto il gol all'inizio così, molto random, molto casuale e fortunoso. Poi è che dovrebbe essere ripareggiato allo stesso modo. Si va in vantaggio, poi la partita, boom, muore praticamente. Non succede niente, poi verso il 75esimo, 80esimo, loro si svegliano, qui non c'è un attacca. Posavec prova a fare qualcosa, alla fine si piglia uguale, poi riescono a pareggiare e addirittura poi all'azione dopo riescono a ribaltare il risultato. Ok, che avevamo pigiato un po' sul finale, però alla fine il risultato più giusto deve essere pareggio. Torniamo a giocare in casa e di conseguenza simuliamo questa partita. Vediamo se almeno simulandole possiamo vincere, dato che prima e nel precedente video è successo ciò. Ecco, 1-1 nel giro di 2 minuti, Ugu fra l'altro per noi.
Van Bergen ancora, come aveva già fatto con la simulazione precedente, 2-1. Brereton 3-1, buono, quindi direi partita quasi chiusa, o chiusa definitivamente, e infatti vincevo così. Insomma, simulandole si vince, quasi quasi simulo tutto. No, vabbè, scherzo, sarebbe troppo brutto, da una parte. Quarta partita del mese, in teoria ve lo faccio vedere, dovrebbe essere anche l'ultima partita del video, ma come dissi nel finale, le precedenti, siccome ci sono uno sbotto di partite, addirittura si è aggiunta anche questa, che quando vedi il campionato non c'era, cioè ci sono la bellezza di 8 partite, indipendentemente se siano a giocare tutte o meno. E niente, quindi diciamo che è la quarta, e però penultima, perché poi vorrei giocare, scusate non ve l'ho fatto vedere alla fine quale, anche questa qui del sabato 1 dicembre, e la vorrei mettere nel video diciamo di novembre, anche se magari può non essere correttissima come cosa, perlomeno diversa dagli standard di ora. Comunque, pensiamo a questa partita qua, giochiamo in casa, quindi di solito la simulo, però giochiamo contro l'Oxford United, che è seconda a pari punti con la prima, diciamo boh, sì, seconda, ma a pari punti con la prima, e fra l'altro fino al video precedente era prima, quindi vuol dire che non è una squadra da sottovalutare, quindi è meglio giocarla. Ora è vero che ultimamente vinco più simulandole che giocandole, però vabbè, dovrebbe essere una bella partita indipendentemente da tutto, e è bene nessuno giocarla. Ok, così, no, mettiamoci la posta di Goo. E dov'è, eccolo, lo vedevo. Ok, vai, iniziamo. Attenzione, Oxford United, dopo 30 minuti più o meno, crea la prima occasione vera e propria della partita, diciamo, tiro alla distanza però alto. Come? Arnotto primo tiro dopo 36 minuti, la sblocca così, bel gol, buono, bene bene, è una partita però equilibrata, non è successo niente, soprattutto niente di veramente di pericoloso. E niente, Gomez si inventa questo gol. Ale, attenzione, mamma mia, poteva fare il classico gollonzo, invece no, quasi perché l'ha impedito, meno male. Vai Van Berghe, tira! Maremma cane, troppo centrale. E le buona! No, mi auguro fosse fuori gioco. Vai Silla! No, peccato, ci è arrivato il portiere. Dai, va bene, eh. No, eh. No, eh. No, eh. No, eh. Meno male. Mamma mia, ho paura di... Scusate, ma mi faccio penne troppo e mi cacca addosso. Attenzione, Posavec. Grande parata, ma non è finita, invece sì. Respiriamo. Con calma, eh. E andiamo di... Un 1-0 veramente sudato, perché è vero che forse a livello di occasioni non hanno proprio, diciamo, creato così tanto. Però vi posso garantire che gli ultimi 20 minuti, chiaramente, di gioco sono stati un po' una sofferenza. Non so se avete visto, ma ho sbagliato, troppo velocemente. Le statistiche, noi 3 tiri totali, loro 9, quindi pensate, ecco. Buono. Una vittoria veramente patita, Mi sono dimenticato di dirvi che nella settimana, insomma, prima della partita precedente, abbiamo venduto anche lui, Willock, sicuramente il più scarso fra quelli che vanno via, quindi bene così. E niente, è il quarto a regola che se ne va a gennaio, insieme agli altri tre. Siamo arrivati all'ultima partita, nel mese no, ma bensì in realtà è la prima partita del mese. Giochiamo contro il Plymouth, e, ok che siamo in trasferta, però dato che prima avevo giocato, questa la simulo. Vediamo un po' come ci si comporta. Fra l'altro sono curioso di vedere in trasferta simulando le partite. Poi chiaramente ogni partita ha una sua storia, diciamo, Però insomma subito Goo intanto 1-0, ecco, infatti durato ben solamente 7 minuti il nostro vantaggio. Comunque dicevo, ogni partita poi chiaramente può finire in qualsiasi modo, che sia in casa o che sia fuori casa. Però guardiamo un po' questa qua come andrà a finire. Ah, 2-1, mi sa che si è perso. Sì, vabbè, dai, tutto sommato una sconfitta ci può stare, che prima ho intravisto sì la classifica e alla fine siamo messi strabene, cioè alla fine siamo quarti,
con 31 punti e siamo, se vanno a regola le prime due dirette, a 4 punti dalla promozione diretta. Siamo chiaramente nella zona playoff, però, e abbiamo perso questa via, anche, ok, sì, sono punti persi, volendo, però, nel senso, potevamo addirittura essere a un punto solamente dal secondo posto, di conseguenza terzi se vincevamo. Quindi ci può stare. Comunque, niente, arrivo al 4 e poi arrivo alle conclusioni. Allora, eccoci qua, siamo arrivati alla prossima partita, che ormai lo voglio di sempre, non è la prima del mese, quindi nel prossimo video non è che iniziamo il mese di dicembre, ma bensì lo continuiamo, diciamo. E niente, giocheremo in casa contro lo Sheffield United e fatemi vedere come sono messi loro, perché ancora le squadre non ho chiaro chi è prima e chi è seconda, insomma, nel senso come sono messe a livello classifica. E niente, è sotto noi, quindi direi che possiamo iniziare poi eventualmente subito con una bella simulazione. E niente, che dire, abbiamo sicuramente recuperato dell'altro, abbiamo scalato altre posizioni come avevamo fatto già nel precedente video, soprattutto rispetto ai primi mesi, anzi alle prime partite. Quindi niente, siamo tornati sicuramente, ma in maniera insistente, come una delle pretendenti a un'eventuale promozione. E boh, per questo quanto riguarda questo video qua, peccato tutta la partita che abbiamo perso, perché per il resto abbiamo fatto strabene, o quasi. Comunque niente, questo è quanto. Quindi nel prossimo mese appunto continueremo il mese di dicembre e lo termineremo, nonostante le milioni di partite che ci sono, perché se non sbaglio ci sono 7 partite, quindi sì, quindi ci sarà da simulare anche tanto. E niente, speriamo bene e poi vabbè, arriveremo al mercato, quindi vedremo se eventualmente c'è chiaramente la possibilità economica di, non so, migliorare la rosa. Non lo so, perché se a me voglio bene sì, però poi vedremo. Comunque questo è quanto. Insomma, come sempre, prima di lasciarvi però vi ricordo di mettere barra fare se volete le solite e le classiche appunto tre cose, ovvero mettete se vi è piaciuto un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, così come dico sempre potrete rimanere aggiornati su tutti i video che caricherò di questa serie qua, ma non solo. Via, vi aspetto nel prossimo video. Ciao.